dovete sapere che noi siamo i genitori dei nostri sogni. I sogni li abbiamo generati noi, li abbiamo generati con i nostri pensieri e quindi sono i nostri figli, sono figli della nostra mente. E io mi sono sempre fatto una domanda. La domanda che mi sono fatto nella vita è: ma se il sogno è mio figlio, ma io che diritto ho a trascurarlo? Che diritto ho a non farlo vivere? È mio figlio, l'ho creato io, l'ho generato con la mia mente. Vedete, quello che vi voglio dire è questo, no? Se un sogno l'hai generato e poi non lo fai vivere, potrebbe succedere una cosa. Potrebbe succedere che l'ultimo giorno della tua vita, perché tu prova a immaginare di arrivare all'ultimo giorno della tua vita, no? Domani non ci sei più, sei sul tuo letto. E vicino a te, magari qui hai i tuoi parenti, le persone che ti vogliono bene, qui hai i tuoi amici e anche loro ti vogliono bene. Ma mentre ti guardi intorno, vedi che in fondo alla stanza c'è una figura riversa, è là ed è triste, tristissima. Ed è triste perché in realtà quella figura è il tuo sogno. Lui è triste perché è nato da te e lui morirà con te. Il problema è che tu non l'hai fatto vivere neanche un giorno quel sogno. Niente. E lui domani verrà via con voi, morirà insieme a voi, ma purtroppo non ha vissuto. Non ha vissuto perché voi non avete avuto il coraggio di farlo vivere, avete avuto il coraggio di partorirlo, ma non avete avuto il coraggio di farlo vivere. Provate a immaginare se i vostri genitori l'avessero messo al mondo e non l'avessero fatto vivere. Ora noi possiamo fare una cosa, noi possiamo decidere di andare a prendere quel sogno perché i nostri sogni non ci abbandonano mai, sono lì addormentati, sono lì che dormono. Noi possiamo fare una cosa, possiamo andarli a svegliare, possiamo svegliare questi sogni e quando loro si sveglieranno saranno felici di vederci, ma avranno una fame spaventosa. E allora cercheranno di mangiare, cercheranno il cibo. E di che cosa si nutrono i sogni? I sogni si nutrono delle nostre soddisfazioni, si nutrono delle nostre piccole vittorie, delle nostre grandi vittorie. I sogni si nutrono del nostro credo. I sogni ci saranno a fianco sempre. I sogni sono come delle calamite. Se noi gli andiamo incontro, loro ci vengono incontro. Ma se noi gli giriamo le spalle, loro non ci abbandoneranno mai, ma rimarranno lontani lì. È nostro dovere andarci a prendere ciò che desideriamo. E io sono certo che andando incontro ai nostri sogni, ti succederà una cosa. L'ultimo giorno della tua vita tu vedrai il tuo sogno davanti a te, ma sarai in piedi e felice, ti prenderà per mano, ti alzerà e ti dirà: abbiamo fatto un gran bel lavoro insieme, ci siamo riusciti, abbiamo vissuto insieme e adesso possiamo andare via insieme perché abbiamo lasciato un segno ed è questo che voi meritate, lasciare un segno in questa vita.